Benvenuti cari ragazzi del Winblog in questo nuovo video. Scusate l'inizio senza video, ma è una piccola aggiunta che volevo fare al video per purtroppo darvi una brutta notizia. Come penso già da ieri abbiate visto nei telegiornali, Steve Jobs è morto. La notizia shock è stata annunciata in Italia, almeno inizialmente solo al TG5, ma comunque è una notizia diciamo molto importante. E chiunque volesse inviare una mail di cordoglio, sì, di cordoglio, scusate, può scrivere a remembering Steve @apple.com. E voglio fare un attimo al volo prima di passare a ciò che ci interessa di più, almeno penso. Comunque per me rimane sempre una notizia molto scioccante, perché per me comunque è stata una persona che in un certo senso ha ispirato parecchio con la sua, diciamo, col suo voler migliorare, voler cambiare sempre in meglio diciamo il mondo del campo dell'informatica. Allora finisco subito questa piccola parentesi con una frase dell'Apple stessa che è scritta proprio, potete trovarlo nel sito ufficiale www.apple.com/it/stevejobs/. E praticamente dice proprio così: Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo ha perso una persona straordinaria. Chi non ha avuto la fortuna di conoscere Steve e lavorare con lui ha perso un amico, una guida, una fonte di ispirazione. Steve lascia un'azienda che solo lui avrebbe potuto costruire, e il suo spirito resterà per sempre lo spirito di Apple. E come io stesso ho scritto anche su Twitter, vi faccio una piccola citazione, cioè quello che è praticamente è il mio pensiero riguardo a Steve. Ho scritto, scusate, ecco: Steve ci ha lasciato, ma penso che nulla cancellerà l'impronta che ha lasciato nei nostri cuori. Questo è il mio pensiero. Ma ora partiamo subito con il videoblog in se stesso. Partiamo con l'unboxing del Nintendo 3DS. Benvenuti cari ragazzi a Winblock in questo nuovo giorno. Oggi siamo qui in una postazione un po' diversa, un po' insolita dalla solita postazione, per parlarvi di cosa? Dell'unboxing del 3DS. È molto tempo che l'ho già annunciato su Twitter, scusate il ritardo, ma molti impegni scolastici ho avuto. Allora, cominciamo parlando della scatola. Sopra, noi ho la versione naturalmente la Cosmo Black. Sopra, immagine del 3DS. Ovvie classiche istruzioni che erano presenti anche nelle precedenti scatole di DS, qua c'è il DS classico in cui faremo un po' di confronti, di paragoni. Classiche istruzioni per i genitori, che spiega cosa può provocare il 3DS per bambini di certa età che magari non dovrebbero utilizzare il 3D, tipo mi sembra fino ai 6-7 anni il 3D è sconsigliato, no, ai 7 anni, scusate, fino a buono, insomma c'è una tutela dal quale il 3D viene sconsigliato e così via. Tutte queste informazioni sono riportate anche all'interno, dentro la console, dove vi è un manuale. Poi dietro abbiamo di nuovo un'altra immagine 3DS in funzione. Abbiamo le compatibilità, infatti il 3DS è compatibile con giochi per 3DS, DS e DSi, ma non per Game Boy Advance. E poi qui c'è il contenuto, diciamo le R4 card e tutto. Io ovviamente già l'unboxing l'ho effettuato perché già da giorni che lo utilizzo, Cosmo Black come dicevo, però vi ho rimpacchettato la scatola per farvi vedere un po' com'è e vi assicuro che ha la condizione originale. Allora apriamo, qua troviamo un primo vano, questa è la scatola, dove troviamo il grande manualone Nintendo 3DS, spessissimo ed enormissimo, molto più di quello del Nintendo DS, le carte della realtà aumentata. Poi abbiamo i vari codici di registrazione. Poi ci sono le varie guide per lo Street Pass, la configurazione dei Mi e tutte altre guide che noi ora non andremo ad analizzare. Poi abbiamo il contenuto della scatola, finalmente, le parti forse più interessanti. Beh, interessante ovviamente, però abbiamo il caricatore che ha un ingresso diverso da quello di ogni altro DS, ma la parte finale più o meno come estetica è sempre quella. Il colore è stato optato per un grigio per quanto riguarda questo DS. Questo DS è un caricatore grigio, a differenza magari del nero che era quello del DS classico. Qua troviamo la tanto amata console del 3DS. Vi faccio un attimo una rapida view della... Scusate, c'è un po' cioè, quando l'ho impacchettata mi è rimasto sulle SD card. Comunque vedete dietro slot per le scusate, SD card per i giochi del DS 3DS. Poi abbiamo sotto card soliti marchi e robe varie, jack da 3,5 per il collegamento a pulsioni, stereo, LED caricamento,
è stato acceso spento, wireless 4 di qua sopra. Poi qua abbiamo il volume, l'ingresso per le CD. Di default avremo inserita la default di pacco, diciamo, le CD da 2 giga, mi ero già sentita con la mia 8 GB. Andando ad aprire qua dietro, poi c'è anche l'infrarosso, il pennino e il caricabatterie. Poi qua dentro troviamo sopra lo schermo 3D, sopra lo schermo touchscreen, pulsanti fisici select, home e start, pulsante power, ABXY, il più classico più analogico, il pad analogico. Ok. Poi qua troviamo le due casse e la camera frontale sul retro e due fotocamere per il retro. Poi la scatola ovviamente non è finita, perché come tutti sapranno, rotazione vi è anche, se non è quello che è classico, vi è questo. Cos'è questo? Beh, è il caricatore da tavolo, diciamo una specie di docking station dove noi possiamo andare a caricare. E quindi questo è molto comodo, magari per un caricamento a volo. Adesso vado un attimo, se interessa, che voglio fare un confronto dimensionale tra la scatola del DS 3DS e del DS Classic e del 3DS, e anche di come la differenza estetica tra le due console. È una differenza, forse il paragone tra due di portatori diversi. Sì, perché una è la prima console DS uscita nel mercato, mentre l'altro è l'ultimo DS addirittura in 3D, quindi 3DS. Ok, rimetto un attimo sulla e niente, tra la scatola qui abbiamo quella del 3DS, non un po' black, qua quella del DS classico, no? Un po' rovinatina, ormai in suoi tempi, possiamo vedere già la differenza di spessore delle scatole, completamente differente di spessore e di altezza. Guardate, non c'entra in camera tra il DS e quello del DS. Beh, peso non vi posso dire perché non c'è più un imballaggio originale, grandezza, vedete, con bacio non cambia poco, c'è poco.